Bentornati a Piazza del Popolo. Oggi parliamo di sicurezza in primo municipio. Ci avviciniamo all'evento del Giubileo straordinario, che un po' di apprensione da questo punto di vista l'ha messa, ma quanto ascoltiamo dal Campidoglio, ma anche dalla giunta municipale, dalla giunta del primo municipio, è iniziato anche il lavoro per cercare di evitare problemi. Ne parliamo oggi con due ospiti. Ringrazio e saluto intanto Iside Castagnola, che è presidente della Commissione Legalità e Sicurezza del primo municipio. Buongiorno. Grazie. Bentornato a Luca Aubert, capogruppo di Noi con Salvini in primo municipio. Grazie, Buongiorno, bentornato. buongiorno a tutti. Bentornato anche a lei. Prima di entrare nel dettaglio, io ho pensato di riprendere un servizio del nostro telegiornale del 12 maggio scorso, quando il Censis ha diffuso dei dati che riguardano un po' tutta la città, dati sulla microcriminalità, e però insomma, si concentravano molto sui quartieri del primo municipio. Lo sentiamo insieme e poi iniziamo a dibattere. Una città preda della microcriminalità. È il quadro allarmante che emerge dal primo numero del diario Roma verso il Giubileo a cura del Censis, con un vero e proprio boom di furti, di borseggi e di spaccio. Tra il 2010 e il 2013 nella capitale i borseggi sono aumentati del 75%, molto di più rispetto alla media nazionale, che si ferma a un più 43%, i furti nei negozi del 30%, a fronte di un aumento del 15% in Italia, i furti nelle auto in sosta del 20%. Mentre il valore medio del paese si ferma al 5%. In più Roma rimane una grande piazza dello spaccio di droga. Nel triennio questi reati sono aumentati del 43% contro una media nazionale pari soltanto a un più 3%. E anche se i dati provvisori riferiti ai primi 9 mesi del 2014 segnalano per Roma una riduzione dei reati complessivi, meno 6%, i borseggi continuano ad aumentare con un più 18%, così come anche le rapine negli esercizi commerciali, più 14%. I numeri, insomma, raccontano un'insicurezza crescente in strada, nelle piazze e nei luoghi pubblici della capitale, una pericolosa deriva di microillegalità diffusa che semina insicurezza tra i cittadini. Anche in questo caso le cifre chiariscono alla perfezione quanto sia diffusa la percezione di insicurezza tra i romani. Ne sono convinti soprattutto i residenti dei quartieri del centro, 58%, e dell'estrema periferia, 56%. È l'Esquilino, secondo il Censis, il quartiere giudicato dagli intervistati il più insicuro, seguito da San Basilio, ancora da Corviale e dal Trullo, da Centocelle, da Torpignattara, da Torreangelo e da Torbella Monaca. Per i cittadini, poi, i luoghi più pericolosi sono la stazione Termini e i relativi dintorni, Piazza Vittorio, la stazione Tiburtina e la stazione Ostiense. In vista del Giubileo, poi, a far paura è il terrorismo internazionale, la minaccia globale che preoccupa di più i romani. Fa infatti paura al 43% dei cittadini, più della crisi economica internazionale che si ferma al 39%, dei rischi climatici al 34%, delle guerre legate alle diversità religiose e culturali 26% o ancora delle ondate migratorie provenienti dai paesi poveri o dai teatri di guerra 19%. La proposta, secondo il Censis, per rassicurare i romani non basteranno estemporanee esibizioni muscolari, ad esempio con i militari nelle strade, ma servirà una strategia integrata che metta insieme l'impegno delle forze dell'ordine, il decoro della città, la possibilità concreta di fruire liberamente dei luoghi pubblici, ma ancora le tante forme di autotutela privata da parte di cittadini e operatori economici, vale a dire le telecamere, i sistemi di sicurezza oppure i congegni antifurto. Questa sarebbe l'unica vera strategia per rendere la città impermeabile alla criminalità, micro e macro, e per rilanciare nel mondo l'immagine di Roma come città sicura e accogliente. Ora sull'allerta terrorismo né il Campidoglio né tantomeno il municipio possono nulla, però su tutti gli altri fenomeni un lavoro, almeno così è stato annunciato, è iniziato. Allora chiedo a lei che tipo di lavoro si sta facendo in municipio. Guardi, come Presidente della Commissione Sicurezza del primo municipio, di cui ha fatto anche parte il consigliere Aupert, devo dire che non è che abbiamo iniziato un lavoro, il lavoro è iniziato già un anno e mezzo fa. E durante l'incontro col prefetto Gabrielli abbiamo ricevuto con grande soddisfazione, a parte di tutti i consiglieri, grande, grande soddisfazione, il fatto che, la legittimazione del fatto che abbiamo fatto, già condotto un lavoro anticipato che poi Gabrielli ha inteso continuare con il municipio stesso. Che senso ha avuta la visita del prefetto Gabrielli in primo municipio lo scorso mese?
si percepisce tantissima distanza da quello che è il problema della sicurezza. Il cittadino si percepisce in una totale insicurezza e da solo, e una lontananza delle istituzioni. Il fatto che il titolare della sicurezza pubblica, sicurezza urbana, il prefetto, sia venuto da noi in municipio a vedere che tipo di lavoro facevamo, quali erano le problematiche, incontrare le associazioni, perché il senso dell'incontro del prefetto è stato quello di incontrare i cittadini. Ha fatto un incontro istituzionale in cui ha chiesto di incontrare non i politici ma le associazioni e i cittadini. C'ero io perché abbiamo consegnato il lavoro tecnico della commissione, che era una piattaforma costituita da tutte le segnalazioni e le denunce di 20 comitati di cittadini di tutto il centro di Roma. Ricordo che siamo 220.000 abitanti, che di volta in volta abbiamo ascoltato per capire prioritariamente come dovevamo muoverci, per non fare delle azioni a spot, ma per pianificare realmente a seconda delle problematiche degli interventi specifici. Ok, individuate le priorità attraverso questa opera di ascolto, come state mettendo in campo le possibili soluzioni? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, avendo chiaramente come Presidente della Commissione Sicurezza del Municipio solamente in base alle mie competenze, il potere di indirizzo. Noi abbiamo purtroppo solamente il potere di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attività dell'amministrazione cittadina e coordinamento con le istituzioni di pubblica sicurezza. Perché sa, una cosa a cui tengo tantissimo è coi cittadini soprattutto, è specificare il diverso ruolo, cioè la sicurezza pubblica urbana fa capo solo al ministro dell'interno e al suo delegato nel territorio, che è il prefetto. Gli enti locali, le autonomie locali, anche in base alle ultime sentenze, hanno dato vita alla sicurezza partecipata. Quindi l'ente locale, la società civile può collaborare per intervenire su un determinato problema o territorio. Noi la sicurezza partecipata concretamente con la nostra commissione del municipio già l'abbiamo reso un concetto in qualche modo teorico di sicurezza partecipata, una azione pratica, cioè sentivamo il cittadino e direttamente ci mettevamo in collegamento con polizie, carabinieri, polizia municipale per agire. Un esempio, il mercato di Carlo Felice è stato molto problematico perché era un mercato in cui vi era anche roba ricettata, in cui vi erano degli oggetti sporchi che erano anche pericolosi per l'igiene e la salute dei cittadini. E lì è stata una problematica, nel senso che inizialmente abbiamo cercato di fare degli interventi molto forti da parte della polizia locale, ma ci siamo resi conto che da soli, come amministrazione comunale, un tale fenomeno, c'erano circa 50 improvvisati venditori dalle 4 del mattino sino alle 10 del mattino, si immagini, con le persone che andavano a comprare roba sporca e roba frutto di ricettazione. Come poteva una pattuglia, due pattuglie fronteggiare quell'enorme massa di gente? Lì è stato importantissimo coordinarsi con polizie e carabinieri. Solo in questo modo siamo riusciti a in qualche modo bonificare una zona che era la porta di San Giovanni, quindi uno dei luoghi strategici chiaramente del Giubileo. Ah, il problema però si pone proprio perché invece il Vaticano ha chiesto una cosa espressamente al Campidoglio su questo fronte, no? Che è il controllo sull'abusivismo commerciale nei percorsi che dovranno fare i pellegrini. Per carità, le competenze poi del municipio e anche del Campidoglio sulla sicurezza le conosciamo, sono molto limitate. È importante, ed era questo il nostro obiettivo con il dibattito oggi, chiarire quali sono però le criticità sulle quali tutto il gruppo di lavoro dovrà intervenire. Albert, quali sono a suo giudizio? Ma guardi, io penso, ogni volta che ascolto i colleghi del Partito Democratico e il sindaco Morino, credo sempre che vivano su Marte, che non hanno percezione di quello che sta accadendo in questa città. La sicurezza non è solo la minaccia dell'ISIS, il romano avverte tutt'altro, avverte lo zingarello che entra sull'autobus e gli ruba il portafoglio, avverte la notte rientrando a casa questi tanti campi nomadi che ci sono in questa città e che non si riescono a debellare. Io non capisco ancora questa commissione di sicurezza al primo principio che frutti ha dato dopo 2 anni,
Vede, io ero vicepresidente della Commissione di Sicurezza. Quando ho capito che c'era una difficoltà oggettiva nel saper raccogliere le istanze della cittadinanza per non saperle poi riuscire a mettere in campo, mi sono dimesso da vicepresidente di quella commissione. Altrettanta storia è vera quella del prefetto che diceva la mia collega. Il prefetto in gran segreto ha incontrato solamente i consiglieri di maggioranza al primo municipio, ha ignorato completamente l'opposizione. Noi che siamo all'opposizione, che siamo centrodestra, non si capisce perché non ha voluto interloquire con noi, che invece abbiamo anche noi le nostre cose da dire e le nostre difficoltà di questa città. Vede, nel vostro servizio, anche dalle parole della collega, spesso si parla solo di centro storico, ma abbiamo anche il quartiere Prati, abbiamo accitato l'epoca, anzi tutta l'area attorno al Vaticano, dovremmo avere il giubileo, è stato lanciato un grido d'allarme, mai successo, da parte del Vaticano per dire toglieteci questi ambulanti a via Ottaviano, a via Leone IV, non se ne può più. Ma certo che se oggi abbiamo il sindaco Marino che sta in Campidoglio a celebrare le nozze gay, che ancora non c'è neanche una legge nazionale che può normare questo, lei capisce che mi le priorità... Sta celebrando le nozze gay, sta facendo una manifestazione di una cosa che non è possibile delle fare, iscrizioni perché ancora però non esiste una legge nazionale. Facciamo una legge e poi faremo le unioni gay in Campidoglio. Questo per dire, nulla togliere, nulla questio con le unioni gay, ma queste sono le priorità che sta dando la sinistra, che sta dando il Partito Democratico, che non ha la percezione. Quando Marino va in bicicletta ai Fori Imperiali, questa genialata che non interessa a nessuno, ma non si è accorto che oggi con quella pedonalizzazione dei fori che ha messo a forte disagio tutta l'intera viabilità di quel quadrante è pieno di ambulanti abusivi? Poi però che facciamo? Chiamiamo la polizia municipale e andiamo a togliere due tavolini ai commercianti quando poi non vediamo in mezzo a Piazza Navona chi vende per l'aggeggio per il selfie, chi vende boccette d'acqua e chi va in giro con risciò. La sinistra è fuori dal mondo per il problema della sicurezza. Prego, se vuole replicare, ma... Voglio replicare perché è importantissimo. Sì, c'è un altro aspetto che le aggiungo, sì? Non a lui, ma in realtà di interventi e di sopralluoghi già ne sono stati fatti, no? Ad esempio in uno dei luoghi considerati più drammatici dal punto di vista del degrado urbano, che è la stazione Ostiense. Sono stati fatti sopralluoghi nelle stazioni Ostiense perché questi sono stati i luoghi individuati assieme al prefetto come quelli più critici, cioè i luoghi accanto al Vaticano e le stazioni, stazione Termini e stazione Ostiense. La stazione Ostiense, ho convocato una commissione di sicurezza direttamente con Ferrovie dello Stato, 100 stazioni responsabile, con il NAE, quindi il nucleo emarginati del sociale della Polizia Locale di Roma Capitale, e soprattutto l'assessorato all'urbanistica, perché non si può, ci siamo resi conto, bonificare un'area senza l'intervento della sala operativa sociale. Cioè non si possono più fare interventi spot come quelli di cui parlava il collega, inutili, costosi, senza poi fare seguire le persone, perché tu puoi sgomberarle lì per lì, ma se poi non le segui socialmente, l'indomani, dopo una settimana li ritroverai lì a bivaccare o comunque a dare problemi di ordine pubblico. Dove sono questi la situazione dopo il nostro intervento a stazione Ostiense, la situazione è nettamente migliorata. Poi mi perdoni, vorrei contraddire il collega, ma con i fatti, con i dati, nel senso che qui non è una tribuna elettorale, ma ci tengo, sono venuta qui per raccontare ai cittadini del centro di Roma qual è il lavoro della Commissione Sicurezza che ho l'onore di presiedere, ma con i fatti e con i numeri. Visto che l'abusivismo commerciale, ne convengo con questo col collega, è una delle criticità emergenziali, soprattutto in vista del giubileo, abbiamo fatto dei progetti speciali con la Polizia di Roma Capitale e le do solo un po' di numeri per far rendere conto al cittadino quanto sia difficile questa guerra. È una guerra e sono un esercito quelli che sono i commercianti ambulanti abusivi rispetto anche comunque a un corpo dei vigili che è sottodimensionato. Le faccio un po' il sunto di questo documento che ho chiesto al comandante di vigili di produrmi in virtù anche di questo incontro con voi. Immagini sequestri effettuati sul territorio di Prati dal 1 giugno al 15 settembre 2014, in totale abbiamo 950 sequestri e i pezzi sequestrati sono 72.859 pezzi
e i fermi e i fotosegnalamenti delle persone sono stati 14. Ora lei si immagini la mole, quindi qual è la problematica? Fare l'intervento spot o coordinarsi con che cosa? La Guardia di Finanza, fare operazioni di intelligence, che è quelle che abbiamo chiesto al prefetto, con il coordinamento anche delle altre forze dell'ordine, perché se non si fermano i tir che vengono da Napoli, da Caserta, se non si vanno a fare veramente dei sequestri nel porto di Gioia Tauro, dove ci sono interi container dei cinesi con roba contraffatta, ma noi qui potremmo mettere in campo tutti i vigili urbani che volete, ma ci sarà sempre il problema della contraffazione e del commercio abusivo, con un doppio danno: il danno al commerciante onesto che paga l'affitto e le tasse, e il danno anche al bambino, al turista, alla mamma che compra la maglietta che è piena di nickel. Abbiamo avuto anche dei casi di allergie molto pericolosi, che poi chiaramente, soprattutto nella pelle dei bambini che comprano quelle magliette di plastica che profumano di petrolio, puzzano di petrolio, sono maleodoranti. Quindi noi abbiamo cercato di, nei vari nostri incontri, negli appuntamenti con voi, rendere preziosi questi appuntamenti per far capire che comprare roba contraffatta è pericoloso anche per la salute, ma ci vogliono delle operazioni di intelligence. D'accordissimo sull'operazione intelligence, poi ci vuole però anche l'intervento in strada, che è difficile, e insomma ci sono amministrazioni che si sono ricordo le ordinanze di Alemanno, che erano particolarmente stringenti da questo punto di vista, ma che poi di risultati concreti non ne hanno portati, quindi è certamente un fenomeno difficile da combattere. Io intravedo però un rischio in tutta questa situazione, vi chiedo di analizzarmelo. Non vorrei che in occasione del Giubileo i percorsi dei pellegrini venissero in qualche modo, con fatica, ma con gli uomini in più che arriveranno anche dal Viminale, in qualche modo liberati da questo fenomeno e dagli altri fenomeni di microcriminalità, ma poi alla fine dell'anno santo straordinario la situazione torni ad essere quella che è oggi, perché sarebbe davvero lo spreco di un'occasione invece importante per la città, Albert. Ma guardi, io innanzitutto registro che la Polizia di Roma Capitale, con questa amministrazione, con questo sindaco, è completamente avvilita e abbandonata a se stessa. Abbiamo visto cosa è successo l'ultimo dell'anno, poi ce la siamo presa con i vigili, ma dietro c'è un malessere di organizzazione. Ci sono ancora indagini in corso? E delle direttive che vengono date. Io credo che, vede, io stamattina alle 6:15 della mattina ero in strada per vedere un altro fenomeno che sta diventando pericolosissimo, di zingari che vendono roba di ogni genere vicino al mercato di Ronfale, a via Andrea Doria. È molto difficile dare una direttiva alla polizia locale e a mettere un presidio fisso la mattina lì per risolvere l'annoso problema. Quando io si insediò questa nuova giunta di buon pensanti, questo comitato di saggi, mi venne risposto alla mia interrogazione che quello era un problema sociale. Che poverini, era gente che doveva essere aiutata. Per esempio, prima col NAE, che non c'è più questa. Oggi la tolleranza a Roma deve essere pari a zero, è terminata, è finita. Perché un italiano e un romano, se ha un problema, se perde la casa, se perde il lavoro, va in Campidoglio, e che gli fa il Campidoglio? Niente. Però invece qui a Roma spendiamo milioni di euro, ad esempio, per i campi nomadi. Dobbiamo pagare acqua, luce e gas. E un romano, se perde la casa, cosa gli diamo? Non abbiamo neanche i fondi per pagare i buoni affitto. E poi che facciamo? Diamo meno di 10 milioni di euro sulla manutenzione stradale, che a Roma è diventata una groviera. Questo è un fatto di responsabilità quando si amministra una grossa città come Roma. Sono le scelte, le priorità, che questa amministrazione è fuori dal mondo, ed è una percezione che non lo dico io, lo dicono tutti. Posso chiederle però qual è la soluzione? Adesso ha introdotto il tema degli insediamenti. Che è un problema, che vengono anche da lì viene la delinquenza. Della presenza di persone rom. Però mi dice qual è la vostra ricetta, sì, perché poi 5 anni di amministrazione Alemanno hanno portato a una spesa altrettanto alta per la gestione dei campi rom. I campi rom sono rimasti, così come gli insediamenti abusivi in città. Ma vede, infatti, le parole che diceva poc'anzi la collega sono tutti dei buoni propositi, però quando il suo partito era all'opposizione faceva le barricate. Ci ha fatto 5 anni di opposizione totale sul problema della sicurezza in questa città. Oggi che loro si trovano ad affrontare questo tema capiscono che il problema è un po' più grande. Però io penso che la posizione del mio partito, di noi con Salvini, è quella che bisogna dar vita, stiamo raccogliendo le firme per una delibera di iniziativa popolare, intanto per chiudere i campi rom.
Dobbiamo toglierli, poi dove andranno non è un mio problema, io li tolgo da Roma, li mando al di fuori del raccordo anulare. Lo è un problema, perché l'80% di quelle persone fuori dal raccordo anulare non le può portare. Ho capito, ma non è un mio problema. Questo sarà un problema di sicurezza con la prefettura e col ministro dell'interno. Ma Roma non può più accogliere i campi nomadi. Mi spiegate quei nomadi che non vanno a scuola e che non lavorano, come fanno a campare? Perché quando andiamo nei campi nomadi si trovano macchine di grossa cilindrata e si trovano tanti denari in contanti? Non possono più esistere, vanno rasi al suolo. Castagnola? Guardi, devo purtroppo parlare coi fatti, coi dati. Sì, ma quali sono sti fatti? Questi, i dati scritti. Ma vogliamo che se aprissimo parlavo le dirette ai romani, è garantita la sicurezza ai romani? Il fatto il rispetto anche dell'interlocuzione. Aspetta che prendo appunti. Faresti bene, perché è facilissimo denunciare, lamentarsi, ma compito della politica è proporre soluzioni concrete nell'immediato, delle strade da seguire. Quello che abbiamo fatto per il mercato di via Andrea Doria è stata la richiesta al comandante dei vigili di un progetto speciale, perché di fronte trionfale, il mercato trionfale, soprattutto a Piazzale degli Eroi, ci sono degli stanziamenti stabili purtroppo di persone che fanno quel tipo di mercato con roba chissà raccattata dove, pericolosissima, e abbiamo fatto fare un progetto speciale. Mercato abusivo via Andrea Doria e zona limitrofa, il presidente della commissione sicurezza Iside Castagnola, che prevede dei turni, si immagini, per anche lo sforzo che ha dovuto fare l'amministrazione. In particolare dalle ore 4 del mattino alle ore 11, 6 unità in orario straordinario, dalle ore 6.48 alle 14, 3 unità in orario ordinario. Qual è la problematica? Che puoi coprire, ci sono sempre delle ore scoperte. Ebbene, per farvi capire la gravità del fenomeno, appena quelle due ore non c'è la copertura del presidio fisso della polizia municipale, automaticamente questi che hanno dei basisti si vanno chiaramente a insediare. Ma lo sforzo dell'amministrazione è massimo. È chiaro che non può incidere nell'immediato solamente sul singolo bancarello, sul tappettino buttato per terra. Ecco perché dicono che ci vogliono delle politiche di integrazione accompagnate a politiche anche repressive, ma repressive sempre nella legalità e nel rispetto dei diritti, perché come diceva bene lei, i 24 milioni di euro stanziati dal ministro leghista Maroni per i Rom al tempo di Alemanno, per integrare questi nomadi, inserirli al lavoro, dargli abitazioni dignitose, bene, sono l'oggetto più importante dell'inchiesta di Roma Capitale del magistrato Pignatone. Sì, il nostro sindaco Marino non mi sembra indagato, altri di quel periodo che però si è dovuto dimettere, il presidente del Consiglio Comunale attuale, l'assessore alla casa, al primo municipio quella stessa cooperativa, seppur in maniera legittima, le cooperative di Buzzi hanno finanziato l'attuale presidente del municipio. Poteva anche riconsegnare quei fondi, perché non l'ha fatto? Vogliamo parlare di legalità e di sicurezza? Innanzitutto, Albert, stai andando fuori tema. Non credo proprio, mi citi la vicenda di Mafia Capitale. Il prefetto Gabrielli, quando si è incontrato in gran segreto con voi, avete visto cosa vi ha detto? Che a luglio dovrà decidere se sciogliere o meno l'attuale amministrazione capitolina per infiltrazioni mafiose. Collega, due cose importanti. Il prefetto non ha fatto un incontro istituzionale. La prima bugia, il prefetto non fa incontri segreti, ma sono capogruppo di opposizione. Ha fatto un incontro istituzionale con cittadini, la presidente del municipio e la presidente della commissione, che ha consegnato tutto il lavoro svolto. Invece per noi non abbiamo rapporti con i cittadini e con le associazioni. Noi viviamo su Marte, non abbiamo i rapporti con i cittadini. Ti faccio vedere la foto stamattina del mercatino abusivo in via Andrea Doria, mi parli ancora di integrazione. Ma quale integrazione? Io sono mettiamo un presidio fisso della polizia mezza locale lì. È quello che abbiamo fatto. Perché ti con alzi degli orari tardi stabiliti. Anzi, le dirò di più, guardi. C'ho proprio i dati su via Andrea Doria, che sono proprio molto recenti. Vediamo. Abbiamo sequestrato in questo, allora, sino a ma che si sono febbraio, dati? Mi fa piacere, la polizia lavora. Ma perché non mettiamo pezzi? Ma ci vuole tanto a mettere una macchina fissa della polizia municipale lì? Perché non la mettiamo? L'abbiamo messa, ma non c'è, non c'è. Ma dove? Collega, ma ti alzi alle tardi 4, la mattina? Alle 4 del mattino sono andata anche io personalmente con io le abito lì, dei sono pazzo. Ma alle 4 del mattino, quando attaccano la polizia municipale a fare il presidio, non so se lei è ancora avete il comandante dei vigili
che piace farsi fotografare perché toglie due tavolini a due onesti commercianti e non risolve i problemi che sono quotidiani di sicurezza. Questa è la verità. Non sapete fare una mazza. Il comandante dei vigili con grande coraggio sta applicando la legge anticorruzione. Sì. Allora vi dovrebbe cacciare tutti, forse. Sta effettuando la rotazione dei dirigenti, è una cosa importantissima per il nostro municipio. In vista del giubileo, proprio per fronteggiare l'abusivismo commerciale, ha organizzato un servizio di pattugliamento facendo una richiesta a tutti gli altri municipi per integrare proprio le carenze di organico. Sì, il quadro e le posizioni differenti sono abbastanza evidenti. Vi chiedevo una riflessione anche su quanto dicevo prima, cioè sfruttare questa occasione del giubileo per risolvere almeno parte di questi problemi, che sono proprio problemi genericamente li definiamo di sicurezza, ma per lo più sono problemi di decoro della città, perché poi diciamo, i problemi di sicurezza vera e propria sono altri. È quello che è emerso oggi alla stazione Termini, con un giro di prostituzione infantile quasi, definirla minorile è anche riduttivo. Insomma, però il decoro è importante tanto quanto garantire la sicurezza. Allora, sfruttare questa occasione dell'attenzione che c'è a causa del giubileo per risolvere in maniera strutturale i problemi, come lo si può fare? Tenendo presente che nelle ultime ore è arrivata una bella doccia gelata per il Campidoglio, che ha appreso di non poter far conto su fondi straordinari in arrivo dal governo. Parto da lei, Castagnolo, stavolta. Innanzitutto c'è questa, come dice lei, possibilità di un allargamento del patto di stabilità, per cui ci sarebbero 80 milioni di fondi necessari per rifare il 60% delle strade. Questa è la prima cosa che comunque possiamo fare. Chiaro che non ci saranno grandi fondi dal governo, questa è una problematica, però in assoluto ci siamo concentrati allora su due filoni, che sono quelli chiaramente della sicurezza stradale, quindi un miglioramento delle condizioni soprattutto per quanto riguarda le buche e le strade di Roma, con questi 80 milioni per l'allargamento del patto di stabilità, e l'altra cosa sono chiaramente le condizioni del trasporto, quindi ad esempio i 100 autobus nuovi, questi daranno un poco di ossigeno rispetto a quello che è il trasporto della capitale. L'altra cosa che sarà molto importante è lo sblocco dal 15 giugno in poi di due settori importanti, però come diceva lei, del decoro, vale a dire il verde e i rifiuti, che attualmente la città è molto in sofferenza. Dal 15 giugno in poi è chiaro che riprenderemo un poco di ossigeno. Addirittura dal 15 giugno gli operatori AMA lavoreranno per recuperare tutta la sofferenza degli appalti bloccati dopo Mafia Capitale su rifiuti e verde, anche sabato e domenica, perché varie sono le emergenze, noi siamo sempre in prima linea. Sa, sono molto orgogliosa, perché al di là delle divergenze di opinione fra gli vari schieramenti, lavoriamo sodo. Il municipio è quello degli amministratori che stanno sempre sulla strada, chi ha passione, chi vuole vedere i luoghi e non vive nel mondo delle favole, così come diceva il collega consigliere, va direttamente a guardare e non si accontenta della segnalazione via mail dei cittadini. Sono le carte che testimoniano. Siamo stati alle 5 del mattino, solo due settimane fa, a fare un intervento importante, che non è il semplice sgombero. Quando andiamo lì, sa perché è importante parlare di sociale, a differenza di quello che pensa il consigliere Aubert? Perché quando andiamo a sgomberare negli argini del Tevere col presidente del consiglio Trombetti, dove c'erano varie baracche, non siamo andati lì solamente con la polizia, siamo andati lì anche con il nucleo del NAE, perché a tutela soprattutto delle fasce deboli, perché se c'erano bambini da tutelare, così come è accaduto nel campo Nomadi l'altro ieri, la prima cosa che facciamo è proprio tutelare loro. Quindi non sgombero semplicemente a livello repressivo, ma per prendere in carico soprattutto i bambini, che sono chiaramente le categorie più deboli, alle 6 del mattino. Sempre per stare attenti al decoro e per essere operativi, siamo andati anche a Villa Sciarra. Sa, in virtù del fatto che molte cose sono bloccate o in qualche modo ci sentiamo impotenti, la cosa che è più preziosa è non perdere il contatto con i cittadini, cioè non fare capire che il politico non è l'antitesi al cittadino, ma siamo in primis rappresentanti dei cittadini anche noi. Io come presidente della Commissione Sicurezza non mi sento la presidente del PD.
Io come Presidente della Commissione Sicurezza sono la Presidente di tutti i cittadini del centro di Roma, frase dei 220.000 abitanti. La frase non mancava. Ne faccio una questione di la partito politico. La solita frase mancava. Per questo, quando incontro anche cittadini di destra, dico, così come ho incontrato ieri una persona di destra, bene. Venite domattina, andremo a Villa Sciarra a pulire con dei cittadini, sì. Visto che lì è tutto un problema legato ai rifiuti. Quindi l'importanza è mantenere sempre il contatto con il cittadino. Allora, guardi, innanzitutto, se questi sono i risultati portati dalla Castagnola, chiudiamo sta commissione, almeno risparmiamo pure un po' dei soldini sui gettoni dei consiglieri municipali, perché perché se questi sono i risultati, mi sembra, io dico sempre che la collega vive su mare, forse abiti fuori Roma, la percezione dei romani è tutt'altro, è un'altra cosa. Qui ci dà fastidio, qui ci riempiamo la bocca di buone parole. Noi siamo i rappresentanti del popolo, noi aiutiamo la persona. Poi voglio vedere invece quando vengono i cittadini infuriati, anche i municipi, per sostenere che hanno paura dei nomadi che rubano e che entrano nelle case di notte. Voi dite sì, ha ragione, bisogna smantellare tutto e mandare la polizia, l'accordo con le forze dell'ordine, nomadi, polizie e carabinieri. Tu parli di serve repressione. Quando durante il periodo in proposte. Cui noi stiamo raccogliendo le firme, consigliere della forza di maggioranza, i soldi sempre per i nomadi, ma come? E non sempre, sempre in centrodestra noi sei stato, hai cambiato quattro partiti, ma sei stato sempre di centrodestra. E come mai i 24 milioni di euro che Maroni della Lega ha affidato a Roma per i nomadi non li avete impiegati per il rimpiego di politiche di lavoro? Hanno finanziato le cooperative rosse, questi fondi. Vabbè, dai, andiamo avanti, dai. E con allora, volevo dire una cosa, per esempio sul problema della prostituzione. Lei diceva il problema della prostituzione. Noi sempre stiamo raccogliendo le firme per abolire la legge Merlin, togliere dalla strada la prostituzione e far pagare le tasse, il controllo, il racket, le togliamo dalla strada. Sì, Albert, io prima parlavo di un fatto gravissimo di cronaca che è emerso oggi, bambini... Vi prego, non facciamo demagogie populiste. Sette anni costretti a prostituirsi. Su argomenti seri, la prostituzione è una cosa minorile. No, però, Albert, ma sono proposte anche queste. Sennò qui sembra che tutto va bene. Si alza la Castagnola la mattina, fa il tour. Qui ci vuole il tour del degrado. Andate nelle strade, nelle piazze, nei mercati, scendete da quel quinto piano, no? Bisogna suonare il citofono per parlare con la Presidente, scendete da una strada, andate a vedere cos'è questa città, andate a vedere ogni tipo di sicurezza, dalle buche delle strade. Ma vogliamo parlare invece della manutenzione del verde? Andate a Prati in centro, il fogliame degli alberi addirittura copre la segnaletica stradale. Copre i semafori. Cosa va in questa città? Il 24 niente. Con tutti i cittadini bene. A fare un'operazione. Le spiegava prima sul verde ho incontrato la dirigente Campitelli, che è responsabile delle ville storiche di Roma. Sì, sì. La collega più che una politica sembra un ragioniere, no? Porta qui il foglietto, fa vedere mille interventi. Ma la percezione è tutt'altro. Vabbè, allora va tutto bene a Roma. Se aprissimo la diretta telefonica sentiremo i romani e non mi sembra che vengono anche in aula. Albert, hanno occupato detto, la sede del Consiglio. Non ti ho detto che romani. La situazione non è difficile, a maggior ragione il nostro impegno deve essere doppio. Sulle strade è un lavoro di intelligence, di pianificazione. Non puoi, come hai visto e come diceva il conduttore oggi, non si può solamente con sgomberi spot risolvere la faccenda. Dopo l'epoca Alemanno cosa avete risolto? Cosa ci avete lasciato? E invece prima D'Alemanno, che ha governato 20 anni il centro-sinistra, siccome questo è uno scarico a barile che a me non interessa. Ma non c'erano 24 milioni di euro per i campi nomadi, 24 milioni di euro. E adesso Maroni, quanti ce ne sono? Maroni, quanti ministro dell'interno leghista, quanti ce ne sono ha stanziato adesso? Chi ha finanziato Mafia Capitale? Chi si è dimesso? Chi sono gli imputati di Mafia Capitale? Comunque, io non voglio scendere, perché il cittadino poi è stanco delle diatribe da destra e sinistra. Fa piacere che sembra qui che la collega abbia risolto tutto. C'è tutto da rifare, spianiamo la strada e mettiamoci attorno al tavolo. C'è tanto da fare, certamente, come priorità. Diceva anche... il Vaticano ci ha chiesto aiuto, l'abbiamo aperto. Però mi dà una risposta su questo aspetto, cioè come secondo lei sarà possibile per le amministrazioni, insomma quella capitolina e anche quella municipale, operare con i fondi che sono sostanzialmente i fondi di spesa corrente del Campidoglio, adesso al di là dello sforamento possibile del patto di stabilità, non arriverà molto di più. Ha promesso 5.000 agenti. Questo era un problema che c'era anche negli anni precedenti all'amministrazione comunale. Il partito della Castagnola invece ne faceva una campagna elettorale perenne e lo abbiamo già detto.
Qui si tratta di dare delle indicazioni. Purtroppo i municipi oggi non hanno neanche le competenze per spostare una panchina o una fontanella, e qui vogliamo parlare di sicurezza. Quindi, diciamo, queste commissioni che vengono fatte anche della sicurezza non hanno alcun potere in merito. Però, ad esempio, sulla polizia locale possiamo dare delle indicazioni. Ci sono delle direttive da dare previste da una delibera al locale comando della polizia municipale. Come si può fare? Io rimango sempre dello stesso avviso. Presidio fisso delle forze dell'ordine, polizia locale, dove non ci si arriva si tenta la collaborazione con polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri, e sequestro della merce e identificazione degli stessi all'ufficio immigrazione per poi avviare, se possibile, le procedure di espulsione. Perché sennò qui sembra che a Roma ognuno viene, mette le proprie borse per terra, comincia a vendere infischiandosi di tutte le regole. Stiamo dando questa impressione, questa amministrazione è un po' il ventre molle sul problema della sicurezza e ormai è sotto gli occhi di tutti. Come vede, è contraddittorio quello che ha detto il collega consigliere, perché prima dice che la commissione sicurezza non può far nulla, non ha alcun potere, poi dice però possiamo dare le indicazioni alla polizia locale. Sì, ma lo fa l'aula di consiglio, la dà. Il presidio di polizia, e poi possiamo fare i sequestri, e poi dobbiamo identificare le persone, che è quello che abbiamo fatto, e vi ho portato i dati per iscritto e firmati al comandante della polizia locale di Roma Capitale. Quindi credo che su queste argomentazioni, che sono molto serie, molto complesse, il momento è molto difficile, c'è tantissimo da fare, il periodo è difficilissimo, la città è in sofferenza, ma ci siamo messi facile dimettersi dopo quello che abbiamo fatto, la lotta per la legalità. Ma quale legalità? Dopo che siamo stati fortissimamente a opporci contro i poteri criminali e mafiosi della città. Ho visto. Va bene, torniamo sempre lì. Invece sì, ma sa perché? No, perché ma non segue l'aula di Campidoglio. In questo momento storico la sicurezza non si può disgiungere dal concetto di legalità. Perché lì dove c'è insicurezza c'è spaccio di droga, ci sono traffici illegali, c'è riciclaggio. Quindi le assicuro che dopo il lavoro di un anno e mezzo al centro della capitale d'Italia, la legalità, le posso dire che non si può assolutamente distaccare da quella che è la sicurezza. E questo che vorrei fare capire al mio collega, sì, che non è che noi ora abbiamo capito che la sicurezza è importante e prioritaria. La sicurezza non dovrebbe avere colori, la sicurezza proprio a tutela delle fasce deboli, delle donne che prendono la metro, la mattina. Hai fatto tre volte riferimento a Maroni e Alemanno, non ci dai colpa, già. Vabbè, prosegui, dai. Capisco l'inesperienza della collega che ha il primo mandato. Capisco, però io capisco rispetto, tutto. Vai, capisco il mancato tutto. Rispetto. Però devono togliersi la benda dagli occhi, colleghi della sinistra, e andare sulla strada a vedere che succede. Siamo quasi in chiusura, facciamo finire. Prego, sì. La Castagnola, e poi vi saluto. Sì, c'ha altri appunti che deve finire. Prego, prego. Li legga, li legga. Alberto, per favore. Prego. No, ho bisogno di leggerli gli appunti, perché per fortuna sono dati che testimoniano la nostra attività giorno per giorno. Chi ci segue sa che siamo ogni giorno sulla strada per cercare di rendere più vivibile la nostra città. È una lotta durissima e difficilissima. Però anziché dimetterci, così come ci invita il consigliere dell'opposizione Albert, noi stiamo lì a lottare, perché ricordi che forse la criminalità non si può sconfiggere, ma noi la combattiamo ogni giorno. Torneremo a parlarne, se vorrete, grazie alla Presidente di Castagnola, grazie al Capogruppo, noi con Salvini, in primo municipio, Luca Albert, grazie ad entrambi. Grazie. In qualche modo il documento col quale ci lasciamo adesso può essere collegato, perché uno degli obiettivi in particolare dei partiti di centrodestra per la sicurezza nel Paese è il Ministro dell'Interno Alfano, che oggi ha in Parlamento riferito sulla questione del cittadino marocchino, del 23enne marocchino arrestato nella giornata di ieri a Milano, accusato dalle autorità tunisine di essere stato uno di coloro che ha partecipato in qualche modo all'attacco terroristico al Museo Bardo. Vi lascio allora all'intervento in aula del Ministro Alfano, vi ringrazio di nuovo entrambi e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Appuntamento questa sera alle 19 con il 56 Live. Buona giornata.